Formula vincente non si cambia, soprattutto se l'allerta per la situazione pandemica resta inevitabilmente alta. Ed è così che Fano en plein air giunge alla sua seconda edizione, con il suo fitto calendario di eventi estivi e non solo. Una proposta turistica nata in nome del divertimento e della cultura, il tutto rigorosamente in sicurezza. Immancabili molti di quegli appuntamenti che rappresentano la spina dorsale dell'estate fanese, con qualche innesto in più, come un'edizione rivisitata del carnevale e l'inedita Fano da vivere, basata sull'idea che la vacanza rappresenti prima di tutto un'esperienza. Noi abbiamo Passaggi che è confermata a giugno, quindi 18-25 giugno, il jazz che è confermato a luglio, fine luglio, il carnevale le ultime due settimane di agosto, per poi arrivare al Brodetto che invece sarà posizionato a settembre. In tutto questo si inserisce Symphony Pop Festival Le Tracce, due realtà realizzate con la musica, il nostro Teatro della Fortuna con degli eventi particolari e tutti gli altri eventi della nostra città che vanno, non so, da Letteraria all'Incontro Internazionale Polifonico, al Fano Film Festival, a Centrale Fotografia e quindi e le tante altre manifestazioni come il Palio delle Contrade, quindi continueranno ad essere vissute con il carattere della sicurezza che rimane carattere preponderante per noi. Alla fine la grande novità di questo programma eventi sono le esperienze, anche questo hanno un carattere dettato dal piano strategico, ma da quest'anno potranno essere prenotabili una serie di esperienze che ricadono un po' sulla visita della nostra città, sulla possibilità di andare in barca a vela nel nostro mare, quindi godersi la veduta della nostra città, del nostro territorio dal mare. La possibilità di vivere l'esperienza del Brodetto andando al mercato del pesce, comprandosi direttamente il pesce e quindi creando in queste cucine della nostra città direttamente il Brodetto per poi assaggiarlo, piuttosto che visitare le nostre cantine del Bianchello del Metauro e degustare i nostri prodotti tipici o veramente tante altre esperienze. Quindi innovazione, voglia di ripartire, un carattere dettato dal piano strategico, l'orgoglio di noi fanesi che vogliamo ripartire e far emergere tutte le bellezze della nostra città. È tutto pronto dunque per una stagione all'insegna della ripartenza, per i fanesi, per i turisti, ma soprattutto per le attività economiche. Fano è pronta e crede che l'estate possa essere veramente un momento dove possiamo far ripartire l'economia, possiamo dare un sostentamento forte alle attività economiche che ovviamente in questi mesi hanno subito dei gravissimi danni dati dalla pandemia. L'abbiamo lavorato sodo e vogliamo essere pronti proprio per questo periodo importante che è il periodo estivo. Lo facciamo facendo emergere l'orgoglio fanese. Il manifesto realizzato per noi da Rebecca Lisotta lo rappresenta, dedicato al trentennale della città dei bambini e delle bambine, appunto che ricade quest'anno, che riporta quelle che sono le caratteristiche dettate dal piano di EIARC, questo green and blue, quindi le bellezze del mare, ma anche le bellezze delle nostre colline che vengono rappresentate nei capelli appunto dei bambini. Poi viene rappresentata la sostenibilità con la presenza di una bicicletta, viene rappresentata la nostra storia. Il programma è un programma veramente molto ricco, dove le principali associazioni continuano a lavorare. Ci sarà la novità del carnevale nel periodo estivo, che sarà un carnevale statico. Però veramente abbiamo investito sulle associazioni culturali, ma per creare veramente un volano, un motore che faccia ripartire la nostra economia. Infatti abbiamo chiesto loro di realizzare appieno delle attività appunto all'aperto, che possono essere realizzate in centro storico, ma anche in zona mare. E quando parliamo di zona mare parliamo sia del Lido che della Sassonia che di Torrette che di Ponte Sasso.